Tiziano Terzani contro Oriana Fallaci. Il grande Tiziano Terzani contro la pur grande Oriana Fallaci. Chi non conosce Tiziano Terzani, alzi la mano. Beh, in effetti Tiziano Terzani è più famoso in morte che in vita. Io lo chiamerei il grande toscano, così come, insomma, grande toscano come Dante Alighieri, come Indro Montanelli. Tiziano Terzani, nel corso della sua vita, ha conosciuto la depressione e pure il tumore. E io vi lascerò un link interessante relativamente alla depressione di Tiziano Terzani. Una depressione che l'ha portato a vivere in Oriente e anche in India. Però non è morto di depressione, è morto di tumore, esattamente come Oriana Fallaci. Però Oriana Fallaci, diversamente da Tiziano Terzani, morì di tumore senza avere prima la depressione. È una cosa un po' strana avere insieme depressione e dolore, è un po' strano. Di solito chi ha la depressione non ha il tumore, e di solito chi ha il tumore non ha la depressione. Certo, di norma è così, ma ogni norma ha le proprie eccezioni, va bene, cari amici? Erano due grandi incompatibili, Tiziano Terzani e Oriana Fallaci. Non si potevano vedere, non si potevano vedere, cari amici. Pensate che Tiziano Terzani, un uomo buono, un pacifista, un amico di tutti, un cosmopolita, ebbe parole durissime nei confronti di Oriana Fallaci. Per esempio, nei confronti, che era poi una sua concittadina e collega giornalista, e nei confronti di Oriana Fallaci, il grande Tiziano Terzani ebbe a dire: orribile, sto leggendo, non sto recitando a memoria, sto leggendo perché mi documento. Tiziano Terzani ebbe a dire di Oriana Fallaci: orribile, sciocca, nevrotica prima donna, voyeur, inaffidabile, presuntuosa, piena della propria vanagloria, ora con manie di persecuzioni. E querela tutti. Querela tutti. E nel 1991 lo scrisse. E 1991. E dopo venne la depressione, andò in Giappone, andò in India e lui si curò la depressione, disse, uscendo dal mondo, uscendo dal mondo. Beh, circa la depressione. Ci sono alcuni miei video sulla depressione. Ho già detto che la depressione è una malattia tipica del patriarcato. Sì, la parola depressione in psichiatria è piuttosto recente, non ha più di mezzo secolo, insomma. Però la depressione c'era pure nel Medioevo. C'era anche nel passato la depressione. Proprio nel Medioevo il depresso veniva preso come un indemoniato, capito? Come un indemoniato. E perché veniva preso come un indemoniato? Perché il depresso è schiacciato dalla disperazione. Cioè non è portatore di speranza, ma di disperanza, cioè disperazione. E allora un indemoniato c'è sempre stata. In patriarcato e la depressione c'è sempre stata, perché il patriarcato crea gli eccessi. Gli eccessi.
euforia, depressione, euforia e depressione. In linea di massima questi eccessi si bilanciano. A volte non si bilanciano, per cui dalla pace si passa alla guerra, dall'amore si passa all'odio, dall'euforia si passa alla depressione. In maniera specifica gli psichiatri parlano di disturbo bipolare. Io ho dedicato alcuni video alla depressione come malattia patriarcale, cari amici. E Tiziano Terzani purtroppo la conobbe questa brutta malattia e conobbe pure il tumore, conobbe anche il tumore. E certo che per quanto pacifista, cosmopolita, diciamo così, cultore delle dottrine orientali, però non aveva in simpatia Oriana Fallaci. Da questo punto di vista, vi devo dire, mi dispiace dover fare questa confessione, che la grande Oriana Fallaci non è stata simpatica neanche per me. Mi dispiace dire queste cose, perché anch'io ho un cuore, anche Serafino Massoni ha un cuore, capito? E non mi piace rivelare questi sentimenti. Non avevo tanta simpatia, come Tiziano Terzani, non avevo tanta simpatia con Oriana Fallaci. E Tiziano Terzani ebbe a dire nei confronti di Oriana Fallaci, e ripeto le parole precise che leggo, perché carta parla e villan dorme, d'accordo? Non vi rivelo la fonte, così lascio a voi di dubitare. Dunque, cosa scrisse Tiziano Terzani di Oriana Fallaci? Orribile, sciocca, nevrotica prima donna, voyeur, inaffidabile, presuntuosa, piena della propria vanagloria, ora anche con manie di persecuzione, querela tutti. E pensare che Oriana Fallaci potrebbe essere una bandiera della Lega Nord, perché Oriana Fallaci con Inshallah ed altre opere si rese conto in anticipo che c'era una bella ondata islamica nel continente europeo, ma lo capì molto molto in anticipo, anche un'ondata islamica che andava considerata nella prospettiva prospettiva geometrica logaritmica, perché una volta arrivati qua e fanno tanti bambini, capito? Ne fanno tanti di bambini, sono molto più prolifici di noi. E quindi oggi come oggi Oriana Fallaci potrebbe essere una specie di bandiera dell'Europa Unita, che con le sue opere Inshallah ed altre opere indicò che se gli islamici non erano riusciti a conquistare l'Europa con le armi, battaglia di Poitiers sui Pirenei 732 d.C., fermati da Carlo il Martello, ma gli arabi avevano già scavalcato i Pirenei, erano già arrivati in Francia. E poi non ci riuscirono quando ci fu l'assedio di Vienna. Con l'assedio di Vienna, gli islamici, nella versione dell'impero turco, erano arrivati a mettere l'assedio a Vienna, 1680, non ci sono riusciti per due volte con le armi, ci sono dei vicini, e sicuro ci riescono sul piano demografico. Oggi però ancora Oriana Fallaci ancora non l'hanno rivalutata. Molto più importante risulta ancora oggi sul piano editoriale Tiziano Terzani, se non altro per la molteplicità delle sue
esperienze esistenziali, di cui ha parlato ampiamente, vere e proprie confessioni, vere e proprie autobiografie. Ok, cari amici, e cercherò di lasciarvi nel riassunto di questo video un bellissimo link sulla depressione e uno o due link di miei video sulla depressione. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.